Un saluto dallo zio Rouge. Allora, premessa, siccome malgrado siamo ascoltatori tra virgolette strappassionati, molto attenti e tante altre cose, uso un plurale non maiestatis, perché penso al giro di amici con cui condivido la passione della musica, spesso cadiamo nell'errore di cercare sempre nei posti più nascosti le perle più belle. In realtà tante volte sono dei dischi mainstream assolutamente sotto gli occhi di tutti ad essere dei capolavori impagabili e gruppi anche considerati commerciali. È il caso di questo disco e di questo gruppo. Stiamo parlando dei Toto, sì, proprio quelli di Rosanna. Il disco è un doppio dal vivo del 2007, la tournée di Falling in Between, infatti il disco si chiama Falling in Between Live, è un doppio, la registrazione è spettacolare, contiene tutto il concerto, quindi sono due ore credo abbondanti di musica. Consiglio anche l'acquisto del DVD, perché vederli fare certe cose è anche più istruttivo per quelli che come me non sono certo di musicisti in grado di comprendere solo ascoltando cosa sta facendo il professionista di turno. E dicevo, è un disco suonato da musicisti strepitosi, no? Van Halen, che viene considerato con Jimi Hendrix uno di quelli che ha rivoluzionato la storia della chitarra elettrica, quando gli chiesero come si sentiva, cosa pensava, essendo il musicista, il chitarrista più bravo del mondo, lui rispose: ma non lo so, chiedetelo al chitarrista dei Toto, no? Steve Lukather, che effettivamente è al di là del mostruoso, non solo per quello che fa, ma per come compone, come canta, l'idea che ha di musica, eccetera. I Toto sono, come tutti sanno perfettamente, un gruppo che suona musica con un grande occhio alla commercialità, però senza mai sacrificare la qualità. Questo live li trova al top, li trova in un momento dove probabilmente hanno anche in scaletta i brani del disco, che per me è il migliore che loro hanno fatto, Falling in Between del 2006, e i classici, gli iperclassici, rivisti magari con inserti jazz, momenti di improvvisazione controllata, cioè tutto quello che si può avere da musicisti catalogabili come fuori classe nel loro settore. Vi faccio sentire un pezzettino e poi vi arriviamo ai saluti. Allora, ripeto, Toto, doppio dal vivo, Falling in Between, 2007. Probabilmente la miglior cosa che è uscita da questo gruppo con dei dischi live. Un saluto dallo Zio Rouge, alla prossima.